Quindi eccoci qua. Eccolo. Ciao Paolo. Il tempo Ciao vola e io mi Paolo. vergogno perché voi siete troppo bravi e io sono abituato a stare nel backstage, per cui non posso farmi vedere. No, scherzo. Però sei protagonista, però sei protagonista. No, volevo fare il cappellaio matto e allora ho detto va bene, dai, loro suonano, io faccio il cretino. Poi devo tirare le fila di questa trasmissione meravigliosa e se non avete donato, donate adesso o mai più, anzi anche mai più, anche dopo il mai più, però io voglio dedicare un abbraccio a ciascuno di voi. Allora, professor Eugenio Mercuri, the winner, che ha l'abbraccio della garanzia. La garanzia della terapia. Poi c'è Alberto Fontana che dà questo abbraccio e fatemi un po' di musica di sottofondo, dai, neri, è un momento topico questo. Poi c'è l'abbraccio di Alberto Fontana, l'abbraccio del papà che ascolta e del papà che abbraccia e del papa perché lui è il capo. Poi c'è l'abbraccio di Massimo Mauro, l'abbraccio dello sportivo, l'abbraccio del calciatore, l'abbraccio di quello che non molla, l'abbraccio di quello che arriva ed è sempre lì e c'è sempre. Poi c'è l'abbraccio di un mio amico che è molto vicino a noi tutti, anche se un po' lontano, Ezio Bosso, che io vorrei ricordare oggi con un grande, grande abbraccio. Poi c'è l'abbraccio di Silvia, che è l'abbraccio della tenerezza, l'abbraccio di Anna, che è l'abbraccio della tenacia, anche un po' femminista, anche un po' consapevole. Poi c'è l'abbraccio di Neri Marco Re, che è l'abbraccio liberatorio, pacifista, l'abbraccio di quello che c'è, che va in mezzo alla gente, che diverte, che fa sorridere tutti noi. E poi c'è l'abbraccio di Saturnino, l'abbraccio siderale, l'abbraccio di quello che è eclettico, che è bravo, che sta anche lui come me, un po' nell'angolino. Poi c'è l'abbraccio di Jacopo Anselli, l'abbraccio slanciato, l'abbraccio rock, l'abbraccio del figlio che ha e aveva un papà fantastico. Poi c'è l'abbraccio di Tolkien, che è l'abbraccio del surfista, l'abbraccio del rodista, di quello che sta per strada e non c'ha voglia di andare a casa. E poi c'è l'abbraccio di Oliva, l'abbraccio che ti fa stare da cani, assolutamente, ragazzi. E vabbè, questo è, e volevo anche dirvi che gli abbracci sono abbracci di arte. Emily Dickinson però disse che quando sentiamo il bisogno di un abbraccio e dobbiamo correre il rischio di chiederlo, ragazzi, bisogna essere capaci di avere il coraggio di chiederlo un abbraccio. E perché l'abbraccio, sai, è come quando la vita si ferma, sta lì. Entri nella musica come ci entrate noi, voi. Noi ci entriamo con le mani, ci entriamo con il viso, ci entriamo con gli occhi, voi ci entrate con le note. E gli abbracci sono il risveglio dei sentimenti, della pace, della tenerezza. Prendi per esempio uno come Egon Schiele, che è come una rock star del suo tempo, trasforma la carne, l'anima, le ossa in un prodigioso abbraccio che salva due esseri dalla guerra e dalla morte. La loro è una resistenza e lui dice degli abbracci che i corpi posseggono la propria luce, che consumano vivendo, ardono, ma non vengono mai incendiati. E poi, sai, ecco, per parlare di musica, c'è Neil Young che diceva che è meglio abbracciarsi che incenerirsi e che ha scritto una marea di canzoni pazzesche e la sua citazione, pensate, meglio incenerirsi che affievolirsi, ed è l'ha usata anche Kurt Cobain nella sua ultima lettera. Poi ci sono i figli, i padri, gli uomini, gli esseri umani, tutti
che si cercano, si trovano nel profondo dei sentimenti, nell'affetto, tinto d'amore. Uno si deve abbracciare, non deve avere paura, perché il papà cerca l'abbraccio del figlio, il figlio del papà, ma il papà poi cerca l'abbraccio del nonno. Insomma, è tutta una storia di DNA. E come se non bastasse. Insomma, De Chirico fa abbracciare Ettore Andromaca. Ettore è stato l'unico che è scappato durante un duello perché non aveva voglia di uccidere il suo avversario. E Munch, invece, con i suoi quadri meravigliosi, sconfina il nero dentro il blu, non ti fa capire chi abbraccia chi, e invece Banksy fa abbracciare e baciare due bei poliziotti. Ma c'è Chagall che le fa volare queste anime. Insomma, spesso nella vita questo abbraccio diventa anche il gesto più difficile da compiere, nel senso che se ti senti colpevole e abbracci, vuol dire che tu sei disposto a perdonare, c'è cioè qualcuno che si è perso e qualcuno che si è ritrovato, come l'abbraccio del figliol prodigo di Rembrandt, che si accascia di fronte a suo padre e vive. Ma l'abbraccio più bello è quello di una statuetta grande così, di Ain Shakri, 9.000 anni fa, su un sasso, e vorrei che la faceste vedere. C'è questa statuina meravigliosa di due esseri che non si sa chi siano, ma si abbracciano ed è il segno più antico, più bello, più meravigliosamente presente della grande potenza di un abbraccio. Eccoli qui. E con questo io vi saluto. Bye bye. Beh, grazie Paolo, grande. Grazie, Veramente, grazie. Paolo, veramente grazie. Grazie. È un abbraccio a te che Va usi le bene, parole con allora grande approfittatene sapienza questa. e grande delicatezza, davvero. Complimenti, Grazie, davvero. grazie Stupendo Paolo, sei veramente eccezionale. Grazie, ci hai donato veramente l'abbraccio che cercavamo e che stiamo cercando da tanto tempo, anche se fisicamente non lo possiamo fare. Bello, grazie. Ma guarda, l'abbraccio arriva ovunque, basta pensarci, basta mandare questa onda e arriva l'onda. Arriva come quella di Tolkien che va sul surf. Noi invece la mandiamo così e ci abbracciamo con gli occhi. Grande, grazie Paolo. Ci vediamo presto, ci abbracciamo a Nemo, ti aspettiamo a Nemo e sicuramente torneremo appunto a rincontrarci. A presto, baci e abbracci, come si dice, a tutti.